chiesi al comune. Nel bosco, proprio nel mezzo dei campi che coltivo, c'è un cimiterino in disuso da più di mezzo secolo. Quando arrivai qui da pensionato, chiesi al comune se mi potevo occupare io della manutenzione del cimitero, perché altrimenti i dipendenti del comune avrebbero continuato ad usare diserbanti e questo per me era uno spregio del luogo. Da allora passo molto tempo tra le croci arrugginite, le lapidi rotte e pianto qualche fiore e provo a tenere in ordine il cimiterino. Lo faccio da solo, ma non sono da solo, perché mi accompagna una sensazione di pace, di stimolo a pensare alla morte, alla vita che mi rimane, alla possibilità di considerare il quotidiano con animo sereno. Non so quale energia provenga da quei sassi, da quei loculi quasi franati, dall'ossario e dalla portantina delle bare vecchia più di 100 anni. So soltanto che quella capatina che faccio spesso lì mi fa respirare, mi dà calma e spesso mi viene da cantare. Oppure a volte per la commozione mi viene un nodo in gola che quando si scioglie mi ridà il sorriso. Ah, dimenticavo, sono vecchio e qualche volta porto il mio nipotino con me, con il desiderio di avvicinarlo alla vita come alla morte. Come facevo con mia figlia. Commento. L'attaccamento ai cimiteri può essere un segno di cristallizzazione. Chi dà un'importanza eccessiva alla tomba come luogo di devozione definitiva, spesso dimostra di non sapere e nemmeno di intuire che la tomba è un indirizzo disabitato. Infatti, dopo un periodo del nostro tempo, dipende dal suo grado di evoluzione, il trapassato si allontana dal suo corpo fisico per continuare la sua evoluzione nelle dimensioni superiori.